E bentornati in questo nuovo episodio della nostra carriera pilota qui con Sebastian Vettel. Purtroppo ho avuto un problemino di registrazione, soprattutto verso l'inizio, quando faccio l'intro. Quindi non ci sarà nessun menu, non ci sarà purtroppo neanche l'introduzione del nostro Vans per quanto riguarda le caratteristiche della pista, per quanto riguarda anche l'ordine della griglia, perché mi sono accorto dopo, solo quando la gara era ormai iniziata, quasi iniziata, che mi ero dimenticato di accendere la registrazione. Perdonatemi, un piccolo inconveniente, un piccolo stupidissimo momento di disattenzione, e quindi vi lascio direttamente alla gara. Ma voi, mi raccomando, come sempre, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Siamo al Gran Premio di casa di Max Verstappen, siamo a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. P7 ragazzi, purtroppo ci è andata un pochettino male, perché devo dire il tempo di qualifica è stato anche più alto rispetto a quello che ho fatto nella prova libera. Era un 10.4 se non sbaglio, quindi saremmo potuti partire almeno due o tre posizioni più avanti. Ma va bene. Ho anche una piccola bollicina sotto il piede destro ovviamente, che è quello che uso sia per accelerare che per frenare, quindi oggi potremmo trovare abbastanza difficoltà nel fare 25 giri, ma c'è da dire che Leclerc è lì in seconda posizione vicino a Max Verstappen. L'una cosa deve fare in questa gara, buttarlo fuori, una cosa deve fare, una cosa sola. Speriamo che la faccia, ma tanto non succederà. Ma passiamo alla strategia di gara, perché il serbatoio, il carico io lo porterei almeno a 26. Ci portiamo un giro in più questa volta, perché qui si consuma apparentemente tanto la benzina, il carburante. E come strategia, ragazzi, vorrei fare l'inverso in realtà. Facciamo media e soft, aumentiamo fino a 15 giri, così indicativamente, poi magari entriamo prima o dopo, non lo so, perché non lo so, non mi fido della rossa sinceramente. A fare 12, 13, 14 giri con la rossa non credo si possa fare, quindi io andrei così, ragazzi, come va, speriamo solo di non buttare troppi punti in questa gara. Speriamo solo di non buttarli. Attenzione allo spegnimento del semaforo e al via al Gran Premio d'Olanda, che parte con buono spunto del nostro Seb, che ritorna però in settima, così come è stato, così è rimasto. Ci proviamo dall'esterno alla parabolica, ma niente da fare, si rimane lì. E io ho paura per Verstappen, però, perché sta già scappando via Verstappen. Ovviamente noi con questa gomma al momento siamo meno performanti di tutti, però se riusciamo a rimanere attaccati al culo di Hamilton, ci facciamo trascinare anche dal DRS. Io esco veramente strano da sta curva, però. Poi c'è la sopraelevata che ci porta di nuovo poi sul rettilineo principale. Buona partenza, ottimo lavoro. Russell, cerca di farti i fatti tuoi, eh. Se sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone di RS se sei a meno di... Guarda Leclerc, guarda. Che lotta con Alonso. Due mastini. In realtà uno solo. Leclerc non tanto. Dai, non perdiamoci Hamilton, per favore. Potresti avvertire un po' di sottosterzo ora che stai seguendo la scia della vettura davanti a te. Cerca di effettuare il sorpasso al più presto. Vabbè. Amico, troppe cose vuoi, mo. Ma ce l'abbiamo il DRS, ce l'abbiamo. Però ci siamo allontanati un sacco.
convincersi di poterci riuscire, attiva la modalità sorpasso e mostra di che pasta sei fatta. Ma perché sempre fatta? Tua sorella è fatta! Mi sa che oggi, ragazzi, faremo pietà e misericordia e basta. Madonna, mi sta facendo un male cane quella cavolo di bolla. Soprattutto quando devo frenare. Che devo spingere di più sul pedale. Bravo Leclerc, bravo. Si è ripreso la seconda posizione, ma Verstappen, guardate dov'è. Verstappen è già a Monza praticamente. Sarà veramente difficile vincere sto mondiale. Se la situation si mette così, sarà veramente complicato. Ma noi dobbiamo provarci a fare di tutto, a dare di tutto, intanto a rimanere incollati al DRS. Questa è proprio la prima cosa. Poi non credo riusciremo a fare podio oggi. Sarà veramente troppo complicato. Però questa è proprio una gara persa in partenza, già nelle prove libere. Già nelle prove libere avevo capito che sarebbe stato complicatissimo fare qualcosa di buono. Però va bene, è il suo gran premio di casa, voglio dire, ci può stare. Che non voglia fare brutta figura e quindi sia così imbestialito da prendere un bel distacco. Credo che sia già a 3 secondi di distacco da Leclerc, probabile. Che Leclerc anche lui sta prendendo un bel distacco da questo trenino qui. Si è particolarmente staccato dopo essersi ripreso la seconda posizione e ci ha lasciato tutti qua. Però non riescono a superare Alonso, è una cosa incredibile. Alonso non ha DRS. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. E grazie, non ho usato il sorpasso. Ok. Alonso intanto l'hanno superato, però non cambia niente, perché comunque adesso devono superare Piastri. Prima o poi toccherà pure a noi, dai, fare qualche sorpasso. Bello, bello. E come me pazzerello, vrom vrom, gasato gasato, bello. E come me pazzerello, suga Hamilton, suga. Scusa Hamilton, scusa, non siamo volgari, non siamo volgari. Però porca miseria, abbiamo messo tre quarti d'ora per superare Hamilton. Però un bel sorpasso, iniziato la parabolica. Bello, bello, bello. E ora vediamo di riuscire a prendere anche Perez. Ercego Perez. Er signor Perez. Vai Perez, te devi levare. Oh, si stavano togliendo tutti, Neanche fossi Mosè con le acque, si stavano dividendo. Eravamo un pochino troppo lontani per tentare il sorpasso di nuovo.
Però stiamo guadagnando perché comunque loro hanno la rossa e si sta consumando. Però quando loro entreranno ai box, bandiera verde. Uè, uè, che è successo? Ah no, ma vaffanculo, pensavo fosse Verstappen. Sai com'è? Pensavo fosse Verstappen. Invece no, il Tsunoda. Ha una safety car mai, eh? Una safety car mai, eh? Perez, mi dispiace ma credevo fosse il tuo momento, ma ancora non è arrivato, no, no. Non era il momento adatto. Madonna, quanto stiamo perdendo da... da Verstappen, mamma mia. Troppo. Mamma mia, ragazzi, 7 secondi da Verstappen. Veramente incredible, incredible. Veramente, no, figlio di grandissima troia. Bastardo di un Perez. Ok, distanza dal compagno di scuderia 4,8 secondi. Ok, abbiamo a disposizione più carburante di quello che ci serve. Quindi diamoci dentro e consumiamolo tutto. Ma come? È in prova libera, si consumava come un... non lo so. Com'è che mo non si sta consumando sta maledetta? Sto maledetto carburante. Poi io che ti posso fare? Non è che decido io come devo smaltire tutto sto carburante in eccesso. Sto sempre al massimo io. Oddio, la curva Tarzan, mamma mia. È lì, quando sorpassi ci vuole per forza l'urlo. Altrimenti non si può fare. Altrimenti il sorpasso non arriva. Bisogna... Amico, ma che cazzo lo stai dicendo? Ma io come faccio ad arrivare da 20 kg a 18? Mi spieghi? Proviamo a prendere Piastri, dai. Leclerc ha quasi raggiunto Verstappen. Io spero che riesca a raggiungerlo presto, che lottino, che si rallentino e che magari Leclerc lo butti fuori. Sarebbe una bella soddisfazione quella. Ok, entrano nei box, entrano. Ok, temo che non sia proprio ciò di cui avevamo bisogno. Ascolta, non preoccuparti. Su col morale, ora concentrati sul resto della gara. Ora c'è Piastri primo. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Proviamo a inseguire lui, proviamo. E vediamo di farci trascinare da lui. Certo che se guidiamo così però non ci facciamo trascinare proprio da niente. Cioè, e noi dovremmo avere una gomma più performante adesso di una rossa di 13 giri, eh. Ma non mi sembra. Ma non mi sembra minimamente. Cioè, ha preso 2 secondi di distacco. Oh santa madonna, strategia che non ha funzionato manco per il cavolo, ragazzi miei. Cioè, siamo usciti addirittura noni dietro Magnussen. No, vabbè, ragazzi.
L'abbiamo buttata alle ortiche, l'abbiamo buttata alle ortiche completamente. Mamma mia, che strategia del cavolo mi sono inventato, guarda, eh. Che strategia del cavolo. Ora ce li dobbiamo togliere di mezzo subito. Che la pressione di tutte le gomme sia a zero. Visto che a occhio non mi sembrano a terra, direi che è un problema del sensore. Nulla di preoccupante. Che è sta cosa, mo? Non mi fate preoccupare per queste cose, dai! Se è un problema del sensore, non mi dire. Mi preoccupo e basta, mi preoccupo e basta. Maledetto! Ok, proviamo a piazzarci più avanti, a concentrarci su un nuovo obiettivo. Va bene, va bene. Aia! Riusciremo a prenderci la sesta posizione almeno? Chi lo sa, chi lo sa? Come va a cambiare realtà? Va quella quando e come gli va? Vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, col suo mini padrone, è un vero minchione. Ma la porcherina e vaffanculo chi te murt Perez, mannaggia di martacci tuoi, a te e a quella messicana di tua madre. Ma guarda, guarda, mi stava per distruggere tutto quanto. Ma guarda questo. Ma come si è visto? Ma come si è visto oggi? Come si è visto? Ah, si è girato anche, eh? E te lo meriti! Ma porca miseria, oh! Oh, ma è sempre lui poi, eh! È sempre lui! È sempre Perez! A rompere le palle. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è... Maledetto Perez, maledetto Perez. Oh, Leclerc sta mantenendo la prima posizione comunque, eh? Non vorrei dire. Non vorrei dire, ma ve lo dico. Leclerc in prima posizione, ma c'è un Verstappen che però è attaccatissimo, ce l'ha nello scarico praticamente. Fra poco gli salta in groppa e dice vai accompagnami tu, io lascio la mia Red Bull qua. Vai Leclerc, mi raccomando, mantienila, mantienila figlio mio, mantienila, ti prego. Stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Ma che usura? Comincerai a vedere una perdita di potenza. Ma che sono queste cose che vi state inventando adesso? Che ho cambiato tutti i componenti. Quasi tutti. Ultimo giro di gara che è appena iniziato, ragazzi. Con Leclerc e Verstappen che se le stanno dando di santa ragione, si stanno superando in continuazione. Però... adesso Verstappen avrà il DRS, quindi due possibilità di sorpasso sul nostro Charles. E quindi io sto guardando praticamente più la loro di gara che la nostra, perché tanto ormai non abbiamo più possibilità di fare nulla. E quindi speriamo solo nei 18 punti di Verstappen e non nei 25.
Noi siamo sesti, quindi facciamo 1, 2, 4, 8, 10 punti. No, 8. Oh, Leclerc ha vinto. Zitti, zitti, zitti. Bravo Charles, la sua prima vittoria in questo campionato. Ah, ragazzi. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. È successo niente, non è successo niente. Non, non si è visto nulla. Non si è visto nulla, non si è visto nulla. Leclerc arriva al traguardo in prima posizione. Ho dimenticato che il volante non si lascia mai. Grande pilota. Prima del tempo. Però va bene. Dai, godiamoci almeno il podio di Leclerc. La Ferrari torna a fare festa dopo la grande la prima vittoria di quest'anno. La macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Bravo Charles, mantiene secondo Max Verstappen, poi terzo Oscar Piastri. Bravi, 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 bravi. Però così almeno ci guadagna meno punti rispetto alla vittoria. Ed è una cosa buona. Buona e giusta. Però da adesso in poi, da Monza fino alla fine, non possiamo più sbagliare. Anche perché siamo ormai entrati nella seconda parte di stagione. Siamo quasi alla metà della seconda parte. Quindi... e con questo si chiude un attention, attention, attention. Allora, ci ha guadagnato 9 punti, quindi 9 e 9 che ce n'aveva e uno che ce n'aveva prima di vantaggio, adesso dovrebbe averne 10. Esatto, 10 punti di vantaggio. Intanto il nostro costruttori procede alla grandissima. E mamma mia, ragazzi, una gara veramente brutta, sia perché appunto in gara non riesco, cioè in questa pista non riuscivo a fare nulla, e anche per questa bolla sotto il piede che mi è uscita, che mi ha dato praticamente fastidio per tutti e 25 i giri, per tutta la qualifica, per tutte le prove libere. E quindi è stato un po' così, ma va bene, va bene. E 15 siamo qui, ci aumenta tutto quanto tranne la concentrazione, giustamente. Siamo a 75 e mezzo in questo preciso istante di valutazione. Ci sblocca, va bene, 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 benissimo. Anche il nostro specialista di produzione arriva al livello 2. E ora abbiamo ovviamente il Gran Premio di Monza, il nostro Gran Premio di casa della Ferrari, ovviamente non di Vettel, dove non possiamo non vincere, eh? Non possiamo non vincere, mi raccomando. Allora, possiamo fare qualche piccolo tocco su... sì, in teoria sì, però potrebbe farlo anche Leclerc. Qua non possiamo fare niente. Qua non possiamo fare niente per 5 punticini. E qua, vabbè, allora lo faccio io Leclerc, dai, lo faccio io. Ragazzi, spero che questa gara vi sia piaciuta. Io vi do appuntamento ad un prossimo video, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao ragazzi!